C'è un peschereccio di Mazara del Vallo, il Daniela L, che da oltre 6 anni è fermo in Libia. Affonda ogni giorno sempre di più all'interno del porto di Bengasi. Quel peschereccio è stato sequestrato nella prima settimana di ottobre del 2012. I proprietari hanno subito un processo, hanno pagato un'ammenda di quasi 10.000 euro. Il tribunale di quel paese ha dichiarato libero il peschereccio e quindi ha ordinato la possibilità che quel peschereccio uscisse dalla Libia e tornasse a pescare e tornasse a Mazara del Vallo. Un gruppo di miliziani si è opposto, ha impedito l'esecuzione di una sentenza del tribunale. Le autorità governative di quel paese non hanno mai adottato alcun atto per dare giustizia ai proprietari di quel natante. Da 6 anni quel peschereccio affonda, adesso non può essere più definito un natante. Ci sono danni ingenti, il peschereccio costa milioni di euro, non esiste più, mentre esiste ancora la famiglia che cerca in qualche maniera di avere un mezzo per lavorare. La vicenda esce dal silenzio proprio nel momento in cui vengono liberati i motopesca Afrodite e Matteo Mazzarino. Due natanti vengono restituiti al mondo del lavoro, mentre il Daniela L affonda sempre più e diventa un mucchio di rottami. Ci si chiede come sia stato possibile che una sentenza di un tribunale libico sia stata non solo disattesa, ma addirittura offesa. C'è stato un processo e c'è stata una sentenza che ha previsto il pagamento di un'ammenda. Si è provveduto, ma il natante non è mai stato rilasciato. Il Daniela L è un grosso motopesca di 205 tonnellate iscritto al compartimento marittimo di Mazara del Vallo. I proprietari non hanno da 6 anni il mezzo di lavoro e adesso rischiano persino la perdita della licenza perché paradossalmente la ditta proprietaria non è in grado di dimostrare che il natante è in attività. E come potrebbe esserlo se è fermo forzatamente in Libia? La vicenda è complessa e per certi versi misteriosa e c'è chi ipotizza che l'attentato subito dall'allora console generale di Libia De Santis sia in qualche modo collegato alla insistenza diplomatica di rilasciare il motopesca. Il governo italiano non può consentire un tale atto, violento come un colpo di cannone, durissimo come la scomparsa di un componente, la propria famiglia.